sono onorata di avere qui con noi Porfirio Rubirosa, re Solleone, granduca del Tuca Tuca, con la sua guardia del corpo Kruger Pritz. Spritz però senza la S. Sì, proprio Pritz. Raccontaci un po', intanto mi incuriosisce il tuo nome. Quando ero piccolo, mio padre, che mi vedeva andare piuttosto veloce in bicicletta, mi diceva che se avessi continuato a andare così veloce avrei fatto la fine di Porfirio Rubirosa. Era un playboy dominicano che insomma poi ha fatto una brutta fine con un incidente stradale, quindi insomma quello era il motivo. Poi in più era anche uno così che si cotonava, si metteva tutto bello figo, insomma. Da quanti anni è che sei in questo mondo della musica veneta? Beh, trovo quasi l'imbarazzo a dirlo, perché siccome sono talmente tanti anni, 25 anni, nel senso che io ho cominciato a 16 anni col teatro, con... Hai fatto anche sì, con compagnie teatrali, cose del genere. Poi insomma mi sono messo più a fare musica. Le canzoni le scrivi tu? Sì. Secondo me tutti cercano di scrivere un sacco di canzoni, tanti ci provano, la maggior parte non ci riescono, ma semplicemente perché si parte sempre dall'idea di raccontare massimi sistemi, l'amore, il mondo. Io quasi sempre racconto cose piccole, non so, un giro in pedalò, mangiare un gelato. Se non si cerca per forza di cose di raccontare le cose più straordinarie del mondo, diventa più facile scrivere canzoni, e forse tutti siamo in grado di farlo, anche perché non tutti siamo dei fenomeni. Quindi. Comunque le tue canzoni, io quando sono andata a cercarle su YouTube me le sono ascoltate tutte, cioè ti ho mandato un audio tipo tutta agitata. Ti ringrazio. Bellissime. Sei l'unica persona che ascolta le mie canzoni. Sono bellissime, ti mettono un'allegria, un proprio bello. Hanno un ritmo tipo, dimmi se sbaglio, anni 50 può essere. Sì, però mi stai un po' blandendo, perché okay. Mi stai blandendo talmente tanto che potrei arrivare a interrogarti. Ho seguito anch'io tutti i tuoi video e li ho trovati straordinari. Cioè, bellissimi. 300 video che ho fatto e li ho seguiti tutti, dal primo all'ultimo, tutti i minuti dall'inizio allo fine. Sì, e so, li ho studiati e veramente credo che sia qualcosa che dovrebbero insegnare a scuola. Tua capacità così, sia da un punto di vista tecnico che contenutistico nei tuoi video, è un qualcosa che veramente mi ha fatto capire forse per la prima volta che sotto la mia dura cotenna di porco c'è un cuore che batte. Mi hai veramente fatto emozionare, ti ringrazio tanto. Grazie. Grazie a te. No, insisto, grazie a te. Il tuo bodyguard ha portato dei cartelli, mi ha detto prima, anche una sigla che ha nella spilla del cappello. Se può dirmi il significato. Allora, si riferisce al movimento della cacca, che sarebbe acronimo di canzone d'amore contro canzone d'autore. Questa è una cosa che abbiamo inventato nel 2008, quindi quasi una decina di anni fa, assieme a Franco Zanetti, che è il direttore di Rock Hall, il sito Rock Hall, e che è stato il mio produttore del mio secondo disco. In pratica quelli lì erano anni in cui a Sanremo c'era il dibattito sulle canzoni di Sanremo fossero troppo frivole, che quindi fosse necessario introdurre canzoni di più elevato spessore culturale, e a noi la cosa ci faceva ridere perché in realtà canzone d'autore è qualunque, cioè qualunque canzone è d'autore nella misura in cui viene scritta da qualcuno che come tale è autore. Il gioco era quello così di fare questo movimento per reintrodurre la canzone d'amore al Festival di Sanremo. Peraltro pensa che quando eravamo lì che manifestavamo, perché siamo andati proprio a Sanremo in quella settimana, sì, me e Kruger Pritz siamo stati fermati dalla Digos e alla fine abbiamo anche un bellissimo verbale della Digos, che peraltro si può vedere anche nella mia pagina Facebook, facebook.com/Porfirio Rubirosa Music. Papiro, 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 non mordermi sul collo, se sei macchio la camicia la dovrò mettere a mollo. Ma il significato di questa canzone? Sai, è ispirata a un famoso pezzo di Bruno Martino, che è un cantante degli anni 50-60, che si chiama Dracula Cha Cha Cha. Ma pensa che il momento
principale in cui scrivo canzoni è quando torno dai concerti. Perché vedo quelli che mi piacciono, che suonano, vedo una cosa che mi piace. Il motore principale nel farmi scrivere le canzoni sia per certi versi quasi l'invidia per i miei colleghi. Sento che suonano bene, che mi piacciono e dico no, cazzo, devo riuscire a fare anch'io come loro o magari se possibile anche meglio. Poi mi lavo i denti con lo spazzolino e il collutorio, scelgo la cravatta più sgracciante del mio repertorio, poi controllo che la giacca sia stirata bene, perché l'eleganza mamma dice che ci viene. Vai in vacanza alle Spadrias, fammele tenere, spa 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 e Spadrias. Io le mie Spadrias le tengo sempre pulite, di colore nero meglio ancora se antracite. Spa 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 e Spadrias. È la prima volta che vedo un chitarrista mancino. No, ce n'era, è il secondo, perché se hai visto Jimi Hendrix anche lui lo era. Come fai a cantare così veloce? Cioè, il fiato, io non ci riuscirei mai. È perché sono un fondista. Niente donne più per me, mi ha ferito, usato e poi scivolando ho visto le stelle sulla buccia di banana. Sbattuto su una roccia, tutta colpa di quella buccia. Eva, slip color leopardo. È stato amore al primo sguardo. È stato un infarto al mio cardio sulla buccia di banana. Che bella cosa. E comunque complimenti che dentro in panda con la chitarra, non è facile, cartelloni, non è facile, ma sai, questa è la dimostrazione, cioè non c'è quella barzelletta sui quattro elefanti dentro una panda. Alla fine dimostriamo che comunque lo spazio ce n'è. Nonostante io suoni da parecchi anni, ho dei ritmi veramente bradipistici, cioè nel senso che faccio le cose molto lentamente. Il mio primo disco, una vera rarities, fresco e spumeggiante. Questa è una cosa del 2005, praticamente non lo si trova da nessuna parte perché è uscito dal catalogo della casa editrice, non c'è nemmeno su Spotify, quindi è proprio una cosa, sai, quei rarities, memorabilia. Ferragosto 68, questo invece lo si trova facilmente dappertutto, sia su Spotify sia anche nei negozi. Concept album, quindi tutte le canzoni sono legate l'una all'altra e raccontano un'unica storia, che è una storia d'amore ambientata in una spiaggia del 1968. La caratteristica di questo disco è che in ogni brano c'è un'ospitata di un cantante degli anni 60 oppure successivo agli anni 60, ma che abbia comunque nella propria produzione ripreso gli anni 60, per cui canta con me Giganti, Corvi, Giuliano dei Notturni, quello del Ballo di Simone, Ivan Cattaneo, Gheira, che hanno molto, in particolare Johnson ha preso molta ispirazione dagli anni 60. Anche quella in copertina è mia mamma, peraltro da giovane ho messo. Poi ho il terzo disco, che invece è un disco del 2012, che però non ce l'ho qua, ma lo si trova dappertutto, Un Esteta al Mare. E un po'... ci sono anche su YouTube. Quelle. Esatto, sì. E quello è un po' una raccolta di tutte le varie esperienze che magari non sono, come dire, racchiudibili in un unico concetto di album, come per esempio quello, ma che mi dispiaceva disperdere. Ad esempio c'è la sigla della cacca di cui parlavamo prima, che avevo composto per Sanremo, c'è la sigla di un programma di Radio 2 che era Scatole Cinesi, Il Vampiro, che abbiamo cantato prima. Canto attualmente anche con Scardi, che è ex cantante, ecco, di Pittura Fresca. Okay. Nel suo... Salutiamo Scardi, allora, se ci sta guardando. Ciao Scardi. Peraltro ho anche uno spettacolo che sto facendo in questo periodo, che si chiama Porfirio Rubirosa Fa Schiffol. Fa Schiffol. Dove lo schiffol è un genere musicale che andava di moda e in voga negli anni 50 e che si fondava sull'utilizzo di strumenti musicali costruiti con oggetti del vivere quotidiano, tipo, che ne so, non il contrabbasso ma un secchio di latta capovolto con sopra corda, un manico di scopa e la corda, oppure la tavola per lavare il bucato al posto della batteria. I miei strumentisti, i miei musicisti che suonano questi strumenti, e in più c'è tutta una serie di una lunga parte recitata di prosa, di monologhi che sono scritti da me, che ho preso e riadattato rispetto a pezzi che scrivevo su riviste che ho in passato, insomma. Il primo di ottobre ho concluso il mio giro di concerti estivi, che mi ha portato peraltro fino a New York. Lo sapevi, ad agosto? A New York? Ma dai! L'apice del tour estivo 2017. Se volete essere informati avete due possibilità.
La prima più complicata, che è quella di visitare le mie pagine, in particolare Facebook, l'ho detta prima, che è facebook.com/porfiriorubirosamusic oppure anche /porfiriorubirosaofficial, oppure Instagram come il capo dei giovani. Il capo dei giovani. E però poi, se no, la cosa più semplice invece è quella semplicemente di andare in un qualunque bagno delle ragazze e li dovreste trovare scritto, sì, sui muri. Ah, ecco di chi era quel numero che vedevo sempre scritto. Esatto, questa è la prima canzone che io abbia mai scritto. Sono sdraiato sul lettino per potermi abbronzare, quella tipa sulla sdraio, sai che è proprio carina, ma mi sono messo la brillantina e sono andato lì. Vieni con me che andiamo in pedalo, 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 te lo chiedo per favore, dammi un bacio, mi hai colpito al cuore. Lei allora sai che ha detto, noi e te siamo troppo amici, e purtroppo ho già il ragazzo che se ti vede ti fa il mazzo. Pedalo, pedalo. Tu Kruger cosa dici? Tutto bene? Ma Kruger non dice niente. No, però, come dire, la sua presenza è insostituibile. È come Fabio, quello di Striscia Notizia. Ah, sì, ecco, speriamo di non fare noi anche la fine di Fabio Amico. No, ecco. No. Ragazzi, questa, qui si conclude. Grazie, è stato un piacere, è stato un onore. No, averti qui. Il piacere è tutto nostro. È fantastico. Saresti perfetta con un piatto di fave e dell'ottimo Chianti. Qui si conclude la quinta puntata del Karaoke Venetissimo. Vuoi dare un saluto alle nostre ragazze, alle nostre fans che ci guardano? Ma non ho fans. Non hai fans? Come non hai fans? Qualcuno che ti guarda. Mia mamma. Tua mamma. Ciao mamma di Porfirio. Sì, Panda tutta la vita. Il primo amore non si scorda mai. Qui termina la quinta puntata del Karaoke Venetissimo, con il grande Porfirio Rubirosa e Kruger Pritz. Kruger Pritz. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Spa, 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 espadrilla, spa, 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 espadrilla, non ti sognare di riuscirmela a levare.